Si è svolto ieri presso l'aula Luigi Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento un interessante incontro organizzato dall'Ordine dei giornalisti sul tema giornalisti ieri, oggi e domani, la professione che cambia, il mestiere che sarà tra libertà di stampa, norme, bavaglio, giornalismo precario, carte deontologiche, limite del diritto di cronaca, rischi e diritti dei cronisti. A porgere il saluto del commissario straordinario, il capo di gabinetto Antonietta Tessoni, che ha ringraziato l'ordine per l'importanza del tema in discussione presso l'aula consiliare, aperta sempre al dibattito e al confronto. Un tema particolarmente interessante e spinoso, come ricordato, sul quale si sono confrontati Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti in Sicilia, con direttore Rai del TGR, Tiziana Tavella, presidente del Consiglio regionale dell'Assostampa, coordinatrice della Commissione nazionale lavoro autonomo della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Roberto Girex, consigliere nazionale della FNSI, Sergio Magazzù, segretario provinciale di Assostampa di Messina e vicepresidente vicario dell'USS Sicilia, Tommaso Daguanno, direttore della Federazione Nazionale Stampa Italiana e Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Dario Broccio, responsabile della redazione della Sicilia di Agrigento, ha moderato il dibattito sul tema, che riveste oggi una particolare rilevanza. Gero Tedesco, giornalista del Giornale di Sicilia e segretario dell'Assostampa di Agrigento, ha posto l'attenzione sui rischi e i diritti dei cronisti, l'importanza del ruolo del giornalista in un contesto mediatico che cambia velocemente, una forte precarizzazione del mestiere, i limiti del diritto di cronaca ed altro ancora, ha stuzzicato diversi interventi dei giornalisti all'interno della sala consiliare, creando un vivace e proficuo dibattito. Roberto Gueli, oggi un interessante corso di aggiornamento per l'Ordine, per i giornalisti qui ad Agrigento, in particolare sulla libertà di stampa, in un momento in cui stiamo vedendo che i sindacati, purtroppo i nostri sindacati alla RAI si fanno la guerra per l'emissione del telegiornale o meno, una spaccatura proprio. No, in tutto questo dobbiamo dire che intanto ad Agrigento è un piacere esserci come Presidente dell'Ordine, come Consiglio. Abbiamo ampliato la piattaforma dei corsi, quindi oggi siamo in presenza qui e ci fa solo che piacere. La libertà di stampa in questo momento è minata, è spintonata, strattonata dalla politica, da coloro i quali non gradiscono il giornalismo fatto di consumo di suole. Il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo che fa notizia e che confronta le fonti. Quindi è importante, secondo me, fare gruppo, fare sicuramente sintesi per far capire che i giornalisti ci sono importanti per una nazione democratica come la nostra. Quindi bisogna riferirsi direttamente al legislatore, dire che i giornalisti ci sono, l'ordine dei giornalisti c'è, schiena dritta, va avanti. Un interessante approfondimento oggi da parte dei giornalisti, la presenza di qualificati colleghi. Ecco, il quadro che è emerso certamente non è un quadro dei più allegri, anzi, molte tinte scure più che chiare. Anche tu hai fatto un quadro abbastanza pessimista, insomma, un'informazione specialmente con l'intelligenza artificiale che va sempre indietro. Beh, la crisi dell'editoria, dell'informazione è una crisi reale, una crisi vera e che morde. Nel 2000 si vendevano 6 milioni di copie e i giornali erano letti dal 59% della popolazione. Oggi se ne vendono 1,2 milioni e la percentuale di lettori è molto molto diminuita. La pubblicità sul cartaceo è ancora quella che regge in piedi le redazioni più grandi, anche quelle che hanno l'online, e tutto questo è frutto di una riforma, di una rivoluzione mancata da parte degli editori, che è quella del web. Non hanno creduto che il web potesse dare dei risultati. Ora il futuro è anche più incerto, perché abbiamo già in casa l'intelligenza artificiale. Dobbiamo capire come gestire l'intelligenza artificiale. Dal mio punto di vista, i giornalisti devono affrontare l'argomento a viso aperto, mettere bene in chiaro che l'intelligenza artificiale può essere solamente utilizzata dai giornalisti e che non può sostituire i giornalisti. Ne va della tenuta occupazionale del nostro settore, ma ne va anche della tenuta
democratica del Paese. Ecco, verso il governo e il Parlamento ci sono state anche delle critiche, c'è un indirizzo sicuramente non benevolo verso la categoria. Diciamo che non è una questione di questo governo, tutti i governi che si sono succeduti negli anni non hanno guardato con particolare benevolenza nei confronti dei giornalisti. In questo momento stiamo vivendo una sorta di revanchismo di piccole, che poi diventano grandi e profondissime, frustrazioni personali nei confronti di giornali, stampa, televisioni, per cui abbiamo un momento effettivamente di buio sull'informazione. L'informazione è sotto attacco, è sotto pressione, ci sono leggi bavaglio che vengono approvate dal Parlamento in maniera trasversale, maggioranza e parte di opposizione, cioè la legge sulla diffamazione che dovrebbe cancellare il carcere per i giornalisti, ma rischia di introdurre sanzioni più severe dal punto di vista economico, a fronte di una categoria che guadagna tra i 10.000 e i 17.000 euro lordi all'anno quando si parla di collaboratori coordinati e continuativi oppure di lavoratori autonomi. E comunque c'è un attacco diretto all'informazione. L'Italia è scesa al 46esimo posto nella classifica di Reporter Senza Frontiere e questo è dato proprio dalle leggi bavaglio, dal carcere per i giornalisti che nonostante le sentenze della Corte Costituzionale non è ancora stato cancellato e anche dal progetto di vendere Agi ad un imprenditore della sanità privata che però è anche un parlamentare della Lega Nord e già possiede tre giornali di area di centrodestra, un tentativo di riscrivere, di cambiare la narrazione di questo paese.